è un atto simbolico forte. San Matteo, simbolo identitario per tutta la città, credenti, non credenti, per qualsiasi parte politica, entra a casa sua, entra nella casa di tutti i cittadini, entra con l'opportuno omaggio che gli viene reso. Resterà qui esposto fino alle ore 18 di questa sera per essere visitato da quanti vorranno farlo. È un momento di grande interesse perché, come sostenevo nel breve intervento che ho tenuto in apertura di questa cerimonia, la festa è un momento di riattualizzazione di un tempo sacro contro i giorni banali e profani. Cioè qui si ripetono e si ripercuotono delle condizioni ancestrali che trovano in un momento identitario complessivo la presenza della città, delle sue istituzioni, di tutti i cittadini. Ora Salerno, come voi sapete, in questo palazzo ha tenuto a battesimo la democrazia italiana dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. È un luogo di alta democrazia, di partecipazione e di inclusione che fa barriera contro il malaffare, contro ogni tipo di criminalità. E mi sembra giusto che tutto questo venga consacrato dalla presenza del santo nel nostro cortile d'onore. Lei ha avuto modo anche di ringraziare le parrocchie per il lavoro che fanno ogni giorno nella collaborazione anche a segnalare particolari problematiche. Assolutamente sì, io ho citato il discorso della montagna di Matteo, che poi si riverbera in una recente enciclica di Francesco, dove c'è l'attenzione agli ultimi, l'attenzione all'inclusione, l'attenzione alla solidarietà. Noi come Comune di Salerno credo che non abbiamo nulla da rimproverarci per quanto riguarda questi temi. Abbiamo accolto i migranti richiedendo loro il pedissequo rispetto delle nostre leggi, ma l'abbiamo fatto con umanità e con intelligenza. Abbiamo una fitta rete di sensori sociali sul territorio fatta dai nostri servizi sociali insieme alle parrocchie che svolgono una funzione ineludibile. Le parrocchie sono dei presidi di democrazia e nello stesso tempo dei luoghi dove si possono percepire dei disagi che ci vengono trasferiti. È una funzione assolutamente imprescindibile, di tanto siamo grati ai parroci che lavorano nella nostra città. Sindaco, parteciperà alla processione vera e propria, quella del 21? Credo che questo sia il momento più significativo, quello che stiamo qui celebrando questa mattina. Per il resto vediamo. Sindaco, questo ritorno della statua di San Matteo a Palazzo di Città rappresenta anche una ritrovata unione, un'unione di intenti tra le istituzioni, l'amministrazione comunale e l'istituzione religiosa? Noi non abbiamo mai avuto momenti di crisi nei rapporti con la Curia, anzi, quando la Curia aveva deciso di porre l'enfasi sugli aspetti strettamente spirituali della festa, noi ci siamo, come dire, ordinatamente ritratti. Ora pare che stia ritornando una tradizione che si è invalsa nel corso degli anni, che prevede che San Matteo faccia visita alla città nel suo palazzo di città. È una cosa che naturalmente ci inorgoglisce, ci fa piacere, non ci sono né vincitori né vinti, è un ragionamento di assoluta collaborazione e di buonsenso che noi quest'oggi riprendiamo e riattualizziamo. Grazie a tutti. Fermi, non vi muovete. Attenzione che...